Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi presento un episodio che riassume una delle pescate più appaganti della mia vita. Però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi quelli che saranno i prossimi video. Via. Bene, come dicevo, questa è stata una delle pescate che mi ha dato più soddisfazione. Perché? Perché sono arrivato in spiaggia e mi sono reso conto di aver sbagliato l'attrezzatura portata in mare, perché mi aspettavo un mare calmissimo, un mare quasi piatto, in realtà era in fase montante. La fase montante era prevista per le 8, le 9 della serata, quindi dopo 3-4 ore. In realtà è arrivata prima il vento da nord. Si è fatto vedere molto prima, è iniziato a gonfiare il mare ed era veramente molto difficile lanciare. Io voglio lasciarvi direttamente alle immagini senza farvi perdere altro tempo per farvi gustare effettivamente quelle che sono state le emozioni di questa pescata. Buona visione. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Come vedete, situazione del tutto inaspettata. Mi aspettavo il mare calmissimo, tant'è che ho portato con me la Zodias con abbinata allo Stradic 2005, caricato di Kairiki 006, finale 0,25. Guardate che cosa ho davanti, una situazione di mare montante assolutamente inaspettata. Doveva arrivare intorno alle 8 di questa sera, ha anticipato di 4 ore buone. E chiaramente adesso io sono molto impreparato, perché non è una condizione da Zodias, sicuramente non è una condizione da light spinning, però ormai sono qui. Io per arrivare in spiaggia, insomma, devo percorrere circa 60-70 km in auto e poi devo rifarli al ritorno, per cui adesso sono qui e voglio provare. Dovessi riuscire a catturare un pesce in queste condizioni, con questo assetto, per me sarebbe il pesce, diciamo, che ha più valore nella mia, diciamo, carriera di pesca, nella mia vita da pescatore. Guardate, le onde sono molto frequenti perché il mare è montante, cioè qui sono queste schiumate, la condizione è bellissima, sarebbe difficile affrontarla anche con un'auto 04, con un mulinello da spinning pesante, insomma da spinning medio pesante come un 5000. Io sono con un 2005, un trecciottino da torrente, e vediamo. L'avevo montato perché per fortuna l'avevo portato con me un Silent Assassin 129, che comunque tiene bene la corrente, e adesso proviamo. Sicuramente sarà difficilissimo lanciare, qualche metro lo fa, vediamo un po' che cosa ci regala il mare. Dovesse regalarci qualcosa, sarebbe davvero inaspettato. L'esca si muove, magari non fa tanti metri, perché chiaramente non posso forzare, è tutto contro di me in questa pescata, però magari in queste condizioni si hanno le soddisfazioni più grandi. Quindi adesso provo, vediamo un po' che cosa esce fuori. Dovesse, insomma, attaccare qualche bel pesce, speriamo di non perderlo, perché in queste condizioni possono girare i mostri. E niente, vediamo un po'.
un certo punto mi rendo conto che nemmeno con il Silent Assassin 129 riesco a restare in pesca, perché la portata, insomma, la distanza che riuscivo a raggiungere non era sufficiente per restare correttamente in pesca. Non riuscivo a transitare correttamente nella strike zone. Sapevo che qualche pesce poteva celarsi dietro l'onda di risacca, perché sarebbe stato corretto pescare dietro l'onda di risacca, far lasciare insomma l'esca intrattenuta. Volevo sfruttare questa corrente di ritorno per far sì che l'artificiale, praticamente da fermo, si muovesse da solo, però non riuscivo a farlo perché le onde me lo sputavano, praticamente me lo sputavano a riva. Quindi ho deciso di cambiare esca, e di montare chiaramente il jig più pesante che riuscivo a lanciare con quella canna, un jig da una ventina di grammi, naturalmente non sufficiente a sopportare il mare, quella corrente, perché comunque era in una fase di aumento e il vento stava diventando davvero molto difficile da affrontare, fendeva il viso, dava molto fastidio, appannava la videocamera, perché poi il mare si stava gonfiando sempre di più, le onde erano arrivate a raggiungere anche i 2 metri d'altezza. Chiaramente il video non restituisce quelle che erano effettivamente le condizioni, però posso garantirvi che molte onde superavano addirittura la mia altezza e quindi sbattevano con forza sulla battigia e arrivavano magari a toccare anche l'obiettivo della videocamera. Monto questo jig sapendo di non poterlo muovere come avrei voluto, ma potevo recuperarlo solo in un modo, con delle gercate, facendo in modo che il filo non finisse mai in bando, ma tenendolo sempre in tensione avrei sfruttato l'unico strato d'acqua che mi consentiva, insomma le condizioni del mare mi consentivano di sfruttare e di vagliare, che era quello appena sotto il pelo della superficie. Volevo proprio che passasse in quella zona che non avevo potuto sondare con le altre esche. E ora vi mostro com'è andata. Bellissimo, con questo mare fantastico. Non so cosa sia, sono con lo 006. Mamma mia, che spettacolo. Spero non si slami. Un pesce serra, bellissimo. Questo è forse uno dei più bei pesci che abbia mai catturato, ma non per le dimensioni, per la difficoltà.
attraverso cui è arrivata questa cattura. Veramente fantastico. Non so se potete sentire la felicità. Wow, wow. Zodias 4:12, mare in assoluta tempesta e pesce serra. Bellissimo, bellissimo. Bene, non riesco a descrivervi la gioia, non per il pesce, perché comunque è un pesce assolutamente normale, ma per come è arrivato questo pesce, la tenacia con cui ho continuato a pescare nonostante le condizioni fossero veramente, mi stessero continuamente invitando ad andare a casa, con una Zodias con un trecciato 006, un trecciato che viene utilizzato magari nei torrenti alla ricerca di piccole trote. Io ho affrontato condizioni da surf casting puro. E niente, il mare sa regalare grandi emozioni. Per fortuna sono felice che riesca ancora ad emozionarmi anche per pesci normali, ma quello che mi emoziona di più sono le condizioni, riuscire magari ad arrivare alla cattura in condizioni difficili, sapere che sia arrivato alla cattura con delle strategie, con un'idea, e che quell'idea poi si è rivelata vincente. Fatemi sapere nei commenti se avete mai affrontato un mare di questo tipo e se l'avete fatto con attrezzatura così leggera come ho fatto io nel video. Un terminale dello 0,25, trecciato 0,06, assolutamente sconsigliato, io ve lo sconsiglio chiaramente, però io abito a un'ora di macchina dal mare e poi avrei fatto un'ora di ritorno, e quindi non avrei potuto, insomma, porre rimedio diversamente, ma sarei tornato a casa e basta, anche perché poi mi sarei perso il tramonto. Quindi ho fatto di necessità virtù, ho insistito, molte volte non va come è andato in questo video, però alcune volte, insomma, queste catture ripagano dei tanti magari sacrifici che si fanno, perché la pesca comunque leva del tempo ad altre cose, anche agli affetti, però io ritengo che sia sempre tempo speso bene se lo si fa in maniera sana, senza alcuna competizione. Io la competizione ce l'ho a malapena con me stesso, ma quello che mi preme sempre di più è vivere il mare, vivermi la pescata. Non mi interessa molte volte pescare pesci enormi o andare sempre alla ricerca di pesci enormi. Mi appagano molte volte le catture di piccola taglia, se riesco comunque a farle seguendo un criterio, non magari andando a cercarmi i pesci lì dove stanno già, c'è una forte presenza. Questo è stato uno di quei casi, mare difficilissimo, eppure sono stato fortunato, insomma, la cattura è arrivata. Niente, come dicevo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste mie considerazioni, se le condividete oppure no. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi ricordo che in descrizione troverete un po' di link, uno tra questi, il primo tra l'altro, è il link del mio negozio online, con il codice sconto PESCA15 avrete diritto, insomma, al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo. Quindi se vi va dategli un'occhiata. Poi c'è il link del mio libro, ormai ne avrò parlato da quasi un anno, insomma, ne parlo di questo libro, se vi va magari andate a sfogliarvelo. È disponibile anche l'anteprima, quindi magari vi fate un'idea di quello che è il mio stile di scrittura. E poi vi sono una serie di link dei prodotti che utilizzo di solito a pesca e che rimandano comunque ad uno Shimano shop, quindi, insomma, doveste magari decidere di acquistare, registrando il prodotto, l'eventuale acquisto, insomma, nella vostra pagina personale del sito Shimano Fish Network, godrete del terzo anno di garanzia. Niente, non vi rubo più tempo, è stato evidente anche nel video il mio stato di felicità, il mio stato di appagamento che mi ha dato questa cattura. E niente, io vi lascio con la speranza che capiti anche voi, capiti a tutti voi, insomma, una giornata di pesca così, che possiate, insomma, trarre dalla pesca la gioia che si cerca ogni volta che si lancia un artificiale in acqua. Niente, ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!